Buongiorno. Buongiorno. Oggi andiamo a provare il nostro nuovo modellino. Si dice il segreto. E abbiamo fatto un idroscivolante. Vabbè, ok. È dietro, ve lo facciamo vedere quando si arriva. Abbiamo soprattutto se funziona. Abbiamo costruito da zero un idroscivolante. Non sappiamo bene che cosa abbiamo combinato, però adesso andiamo a provarlo e vediamo cosa succede. A dopo. A dopo. Ora siamo arrivati al lago di Villavoglio. Al laghetto di Villavoglio, come vedete. E adesso vi presentiamo il nostro idroscivolante. La nostra creazione. Eccolo qui. Questo è il nostro idroscivolante. È il nostro idroscivolante. Avevamo comprato una ricevente e un motore con un ESC, con un controller, però abbiamo sbagliato perché l'elica era gigante. Allora ci è venuto in mente di costruire questo prototipo. Come vedete, lo abbiamo rivestito con dell'alluminio adesivo e abbiamo collocato dentro una vaschetta che speriamo sia impermeabile la ricevente, andrà la batteria e il controller, tutti qua dentro. Poi ovviamente abbiamo posizionato i servo per i due, qui si è un po' piegato, per i due deflettori che dovranno far curvare il nostro idroscivolante. La realizzazione è abbastanza semplice, vediamo se funziona, però abbiamo un po' paura di perderlo, quindi ci siamo procurati una cannetta da pesca con la quale legheremo la nostra barca nel caso di doverla recuperare. Ok, Lore? Ok. Allora abbiamo collegato la GoPro, messo la batteria, accendi il telecomando, Lore. Facciamo una prova dei... Bene. Posto. Allora mettiamola in acqua. Lo so. Vai, parti a bomba! Yeah. Saluta! Ciao! Tragedia! Questa è una tragedia! No, si sta avvicinando! Tragedia! No, sono andati! Dove va il motore? Già è spento, si c'è! Funziona tutto, per fortuna. Meno male che questo ha impedito che i servo andassero nell'acqua. E quindi funziona tutto. Il motore non ha toccato, se ha toccato l'elica non fa niente. C'è troppo vento però. Visto? Aspetta che cali un po' il vento.
rallentava il tavolo, guarda. Rallentava. Lo dicevo che si è rallentato qualcosa. Babbo, indica che vite si è allentata. Questa qua. Si è allentata quella vite lì. Nulla. Prendi, prendi. E buonanotte. Allora, la nostra super barca funziona, il nostro idroscivolante funziona. Sei contento, Lore? Porca, contentissimo. Ora si prova a fare qualche modifica, proveremo a modificare l'elica per vedere se con un'elica più performante si va un po' più veloci. Seguiranno aggiornamenti, vero? Sì. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.